Per le vacanze natalizie e invernali, meglio dedicarsi allo sport o alla cultura? Una risposta capace di soddisfare entrambe le esigenze è la città di Trento. Si può infatti sciare durante il giorno sul monte Bondone, poi tolti sci e scarponi, in pochi minuti si raggiunge il centro storico con la sua ricca offerta turistica e culturale. Un'offerta anche a portata di bambino e di famiglia, per le strutture e per i prezzi. Sì, il Monte Bondone ci piace proprio definirlo come una montagna family friendly. Questo proprio per le sue caratteristiche, offre 20 km di piste molto ampie, molto soleggiate, ben innevate. Quindi per chi desidera veramente iniziare a sciare, farlo in sicurezza, qui trova veramente tante piste e un'offerta ad hoc. Ci sono poi degli spazi proprio all'interno delle piste dedicate ai bambini, quindi dove è possibile magari fare i primi salti, provare insomma anche a fare le prime curve in maniera anche più adrenalinica, ma sempre in sicurezza. È una montagna che offre tanti hotel, noleggi, scuole di sci, così come tanta animazione, quindi anche il baby club, tutto sulle piste, quindi è veramente comodo anche poter uscire dall'hotel e trovarsi direttamente in pista. Ovviamente sono comodità impagabili. E in generale è una montagna che anche a livello di offerte è veramente a misura di famiglia, l'attenzione è molta, quindi anche gli stessi albergatori cercano di sviluppare delle offerte che permettono a tutta la famiglia di godersi una vacanza spensierata, di relax, di divertimento, senza ovviamente spendere eccessivamente. E poi c'è la vicinanza con il capoluogo. Trento è una città animata nel periodo natalizio e con una grande offerta culturale tutto l'anno. Sì, il plus proprio del nostro territorio è che in pochissimi minuti, sono circa 20-25 minuti dalla montagna, si raggiunge la città Trento, che è il capoluogo del nostro Trentino, che è una città che durante il periodo natalizio offre tutto il mercatino di Natale, quindi l'offerta ovviamente natalizia che è veramente molto ricca, e tantissimi musei, tantissimi castelli, quindi per chi ama la cultura e la storia trova veramente un'offerta culturale molto ricca, e tutto il mondo dell'enogastronomia, perché non dimentichiamo che è una zona, un territorio che offre dei vini veramente d'eccellenza e tante in generale specialità proprio della cucina trentina che devono essere provate. Sono sapori, sono profumi veramente unici che invitiamo ovviamente a provare proprio da noi sul nostro territorio. Da non dimenticare per tutti gli ospiti l'offerta della Trentino Guest Card con facilitazioni per i trasporti e gli ingressi ai musei. I nostri ospiti che appunto scelgono di alloggiare in Trentino ricevono gratuitamente questa Trentino Guest Card. Con questa card è possibile utilizzare tutti i mezzi pubblici all'interno del territorio trentino gratuitamente, quindi anche i treni, e quindi spostandosi anche comodamente, e oggi soprattutto parlare di mobilità sostenibile, mobilità condivisa è qualcosa di molto importante, e vi è la possibilità anche di visitare quasi tutti i musei, i castelli del Trentino gratuitamente, in alcuni casi con uno sconto molto importante. Quindi chiunque desideri veramente usufruire anche di quella che è l'offerta culturale e la mobilità, grazie a questa card trova veramente un valore che è inestimabile. Per tutte le informazioni, discovertrento.it.